Ben ritrovato Ivan Basso. Buonasera a tutti. Allora Ivan, tappa insidiosa quella di oggi perché tanto vento, circuito proprio in riva al mare, sembrava quasi di essere al Tour de France. Diciamo che nelle grandi corse a tappe i primi giorni sono sempre molto particolari, bisogna correre con grande attenzione. Quest'anno con la partenza in Danimarca l'incognita del vento era sicuramente un fattore molto importante, quindi io e la mia squadra abbiamo dovuto usare molto più energia di quanto normalmente si usa nelle prime giornate, perché sono tappe pericolose, tappe dove un minimo errore può costare molto caro. Stavolta il pericolo è arrivato alla fine nella volata caduta all'ultimo chilometro, non mancheranno le polemiche. Da questo punto di vista era un circuito sicuro, un arrivo sicuro? Sì, sicuramente il circuito era molto bello, alla fine strade larghe, sono cadute che capitano ai velocisti, una tappa al Giro d'Italia vale moltissimo e quindi è normale, le cadute esistono da sempre, chiaro che meglio di no, però il circuito era assolutamente sicuro e strade molto belle, ampie, quindi assolutamente nessun problema. E allora grazie a Ivan Basso.